Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio, finalmente. Allora, oggi vi parlerò della fresatrice, del rifilatore verticale della Parkside, modello a batterie, con batteria da 12 volt, acquistato stamattina alla Lidl. L'ho pagato 59 euro e oggi è il 25 giugno del 2020. Il modello è POFA12A1. È la prima volta che questo modello viene prodotto e oggi è il primo giorno che viene venduto in Italia, quindi è una novità di quest'anno. Allora, ora ne parliamo bene, ovviamente leggiamo l'etichetta che è riportata sulla parte posteriore e vedremo come si comporta il prodotto. Che emozione essere nel laboratorio dopo tanto tempo, questa pandemia ci ha privato di tante cose e a me, tra le tante cose, anche di poter venire qua nel laboratorio, perché è un po' distante dalla mia abitazione, quindi mi sono attenuto alle regole, ma oggi spero di iniziare di nuovo una serie di video che potrò fare qua alternandoli con quelli in garage. Ma bando alle ciance e vediamo come si comporta questo rifilatore sul campo. Allora, la fresatrice arriva all'interno di una valigetta in plastica avvolta da un cartone. Su questo cartone ci sono alcune illustrazioni e da queste possiamo apprendere che la batteria appunto è 12 volt 2 ampere, si carica in 60 minuti, il numero di giri è di 19.500 al minuto e la batteria è compatibile con tutti gli utensili riportati in questa illustrazione della linea X12 V-Team, ovviamente anche successivi. Ha 3 anni di garanzia. Nella parte posteriore invece possiamo vedere una descrizione più dettagliata, quindi fresatrice verticale per lavorare il legno in modo versatile e preciso, corpo ergonomico con attrezzatura antiscivolo soft grip, forse volevano scrivere impugnatura. Allora, potente batteria agli ioni di litio 12 volt 2 ampere, indicatore dello stato di carica della batteria a 3 livelli sull'attrezzo, quindi lateralmente. Battuta di profondità regolabile a piacere, facile sostituzione dell'attrezzo grazie al bloccaggio integrato del mandrino, adattatore per aspiratore esterno, adatta per le comuni frese con alberino, quindi il codolo da 6 o 8 mm. È incluso un set di 6 frese per legno e in dotazione troveremo anche una battuta parallela, 2 morsetti da 6 e da 8 mm per stringere le frese, una chiave, un adattatore per l'aspirazione esterna. E basta, le altre cose le abbiamo già lette. Vi ricordo che sulla parte bassa sono riportati i numeri di telefono e tutti i contatti per poter avere assistenza dal servizio clienti. E allora, tolgo il cartone e apriamo la nostra valigetta. All'interno della stessa troviamo l'utensile con già la batteria installata. Lo mettiamo un attimo da parte. Una chiave che ci serve a stringere il dado che serrerà poi il codolo della fresa, il caricabatteria, una battuta un po' fragile, comunque la battuta per fare le fresate dritte, un box con delle frese e una pinza di ricambio e poi l'accessorio che ci consente di utilizzare anche l'aspirapolvere. Ovviamente c'è anche il libretto di istruzioni che, come sempre, vi ricordo che va letto e va conservato, soprattutto per questo tipo di utensili che ha diversi tipi di regolazione. E sullo stesso libretto ci sono tante indicazioni riguardanti la sicurezza, quindi mi raccomando, leggetelo per bene e poi lo conservate. Adesso vediamolo da vicino. L'utensile si presenta esteticamente molto gradevole, sia per quanto riguarda la forma che per quanto riguarda la finitura dei particolari. Infatti sia la fusione della plastica che le gomme sono fatte abbastanza bene. Pesa 1,1 kg senza batteria, ho appena verificato con una bilancia da cucina, e la base è fatta in metallo sulla parte alta, invece in plastica liscia nella parte che va a contatto col pezzo che dobbiamo lavorare. Allora, ora vediamo però a cosa servono tutti questi tasti, questi pomelli, rotelle varie. Allora, il primo serve all'escursione, quindi la profondità eventualmente della fresata. Infatti premendolo in questo modo si allontana, conviene sempre tenerlo con la mano in modo da avere un'escursione più dolce, evitare questo strattone che riceverebbe la base. Questo invece è il tastino per bloccare l'alberino. Premendolo infatti lo blocchiamo e questo ci permetterà di stringere questo dado, quindi serrare il codolo della nostra fresa. Dalla parte opposta abbiamo un altro pomello, che è quello che ci permette di avere il fissaggio perfetto dell'alberino. Se guardate, infatti, in questo modo si muove, ha un minimo di movimento, quindi non ci permetterebbe di avere molta precisione. Stringendo questo
in questo modo, ma senza dare neanche tantissima forza, si blocca perfettamente e non si muove più assolutamente. Quindi questa serve a fissare e a bloccare per bene la nostra base. Questi servono invece a bloccare la battuta parallela che si inserisce qua e poi si stringe tramite questi e si utilizza per fare le fresate dritte. Almeno dovrebbe, poi è da provare. Questo serve invece a fare le regolazioni ad una distanza perfetta della fresata. Regolando questo, dato che questa è una barra filettata, riusciamo ad avvitare o a svitare, quindi a decidere in modo perfetto, quasi direi micrometrico, l'escursione della nostra fresa, quindi la profondità che dobbiamo avere poi sul legno. Quindi direi che è abbastanza comodo come regolazione perché ci permette appunto di agire semplicemente con due dita e regolare questo parametro. Per poter evitare che questo pomello si sviti involontariamente, dobbiamo avvitare questa vite che c'è qua sulla base. Infatti, avvitandola, da questa parte sporgerà una vitina che impedirà a questo pomello di ruotare, quindi si bloccherà e questo impedirà che eventualmente spostandosi la profondità della nostra fresatura venga alterata. Questo è il tasto per avviarlo, per ora è su 0, quindi sollevandolo si accenderà. Contemporaneamente si accenderanno anche i tre LED che ci indicano il livello di carica della batteria. In questo caso è carica al massimo. Ovviamente questo utensile può ospitare anche batterie da 4 A, sempre della linea X12 Vtim. Quindi può lavorare anche in questo modo. Perfetto. Allora, detto questo, non resta che fare alcune prove, fresare un po' di legno e vedere come si comporta. Inserisco quindi questa fresa all'interno dell'alberino e vi ricordo che per fare questo lavoro va sempre assolutamente rimossa la batteria, perché se per caso spostiamo questo tastino si avvierebbe l'utensile con la fresa molto tagliente montata e se abbiamo le mani vicino sicuramente non è una bella esperienza. Allora, svito leggermente questo dado, lo stringo un poco, dopodiché blocco l'alberino tramite il tasto specifico e con questa chiave in dotazione oppure con un'altra chiave della stessa misura stringo il dado. Ok, non è necessario fare moltissima forza, però comunque va serrato per bene. Avevo dimenticato di dirvi le dimensioni della base che sono di 15 cm per 8. E allora inizio questa prova. E allora sembra che sia venuta discreta. Ovviamente dipende anche dalla fresa, oltre che dalla fresatrice e dalla mano di chi ci lavora. E allora, sì, sembra che sia andata bene. Ovviamente questo è abete, è un lavoro semplice, nulla di complesso, però comunque è andato bene e non mi è sembrato che abbia avuto affaticamento. Adesso, sempre su questo pezzo, proviamo a fare una fresata dal lato opposto, quindi lo arrotondiamo, vediamo un attimo l'effetto che ha. Allora, mi sembra che sia andata abbastanza bene, è un lavoro semplice, nulla di complicato, però come possiamo vedere già questo va bene. Adesso proviamo a fare qualche fresata al centro di questa tavola di fenolico. Ho inserito una fresa a taglienti dritti da 12 mm e faremo questa fresata al centro di questa tavola utilizzando la battuta. Non mi ispira molta fiducia perché obiettivamente è un lamierino, non ha molta stabilità. Però vabbè, questa c'è e questa provo. Allora, metto la batteria e
E vado. Ho notato una cosa che non mi è piaciuta tantissimo, cioè la posizione del tasto per avviarla, perché mi costringe a ruotare la mano per poterla spegnere, quindi non mi consente di bloccarla rapidamente. E infatti mi viene più facile utilizzare l'altra mano. Soprattutto nel caso in cui si tratti di mancini, bisognerebbe utilizzare l'indice e non è molto ergonomico, perché se lo afferriamo in questo modo dobbiamo per un attimo tornare indietro. Ok, è andata in protezione, non sono riuscito a eseguire il lavoro. Metto una batteria da 4 A e vediamo se va meglio. Con la batteria da 4 A è andato tranquillamente, senza nessun problema. Ha fatto la fresata. Proviamo a fare lo stesso lavoro sull'abete. Purtroppo con questa fresa più grande non riesce. Ho sostituito la fresa, ne ho messa una da 6 mm, proverò a fare lo stesso tipo di lavoro. Secondo me questo utensile andrebbe utilizzato quasi esclusivamente per rifilare i bordi o con fresette di questo tipo, quindi piccole. Ma in dotazione danno anche le frese da 12 mm, quindi se qualcuno l'acquista e vuole sapere se funziona, e allora in questo caso stiamo facendo la prova proprio per scoprirlo. E allora l'avvio. Ok, con quella da 6 mm è riuscito a farla senza problemi. Purtroppo bocciatissima la guida, non serve a nulla, si sposta in continuazione, si muove tantissimo. Inoltre nella posizione in cui è non ti permette di avere una battuta perfetta perché mantiene posizionato questa parte della base, ma il resto è libero di muoversi. Adesso vediamo anche l'utilizzo con l'accessorio per l'aspirapolvere. Rifilerò il bordo di questa tavola. Nella prima parte non utilizzerò l'aspirazione, nella seconda parte invece sì. Così vediamo la differenza. Allora, però devo riconoscere che come rifilatore lavora bene. Non ha le difficoltà che ha avuto con le frese a taglienti dritti. Allora, collego, accendo l'aspirazione. E c'è un abisso di differenza, come potete vedere. Questa è la polvere che si è prodotta senza l'aspirazione e questa è la polvere invece con l'aspirazione. Svolge il suo lavoro in modo accettabile. Quindi rimuovo questa polvere e provo a fare una fresata su tutto il bordo della tavola. Allora, obiettivamente si è formata pochissima polvere per aver rifilato tutto il bordo. Questa è la polvere che c'era già prima di aspirare. Però come vedete è riuscito a fare tutto il bordo
la polvere prodotta è poca. Ma quello che ci interessa di più è vedere che comunque l'utensile su questo tipo di lavoro non va assolutamente in difficoltà. Per le altre fresate, soprattutto per quanto riguarda la precisione, come potete vedere, invece lascia a desiderare, ma per via di questa lamierina che hanno utilizzato per fare la battuta. Va bene. Facciamo adesso una prova con un'altra fresa, lo facciamo sul pino di Svezia e poi traiamo le conclusioni. Ok, adesso sempre con l'uso dell'aspiratore e con una fresa diversa, rifilerò tutto il perimetro di questo pezzo di pino di Svezia. Allora, è andato leggermente in sofferenza, cosa di poco. Ve lo faccio sentire direttamente senza aspirazione, così sentite il rumore dell'utensile, se si affatica o meno. Quindi faccio solamente questo pezzo rimanente. Comunque sta diventando molto caldo, è davvero caldo, non scotta, ma ci siamo quasi. Pezzo tutto rifilato, per me in modo molto accettabile. Poi ovviamente qua andrebbe passato un pochettino di carta abrasiva. Va bene. Proviamo a incidere qualcosa qua sopra. Mi è venuto scritto male. Comunque l'utensile è riuscito lo stesso a lavorare. Io non sono riuscito a comandarlo bene, inoltre non vedevo per via della segatura che si informava, però iscrivetevi. Allora no, diciamo che comunque va bene, ho esagerato un pochettino con la profondità, in realtà questo tipo di fresa per fare le scritte dovrebbe far sporgere molto di meno. In questo modo, e così viene molto meglio. Allora, piccolo dettaglio, mi è rimasto premuto il tastino per poter smontare la fresa, quindi provo adesso a liberarlo in qualche modo. Ok, si è sganciato, e però qua mi sa che non va. Sono rimasto con la fresa al suo interno. Non riesco più a smontarla. Il tasto sporge quando è in posizione libera, però se io provo a svitare non va. Bambini, vado e vengo. E allora ho preso un'altra fresatrice e adesso vi faccio vedere come si sostituisce la pinza all'interno. Quindi bisogna svitare completamente questo dado. Rimuovete la pinza che già è al suo interno, mettete quella da 6. Nel montare l'alloggiamento per le prese da 6 mi sono accorto che in questa nuova danno in dotazione questa pinza con questa forma strana, diversa, che non entra all'interno dell'alberino, si ferma a questa altezza anche premendo con forza. Non sono riuscito assolutamente ad utilizzarla. Invece in quella di prima, quella per cui farò il reso, ho trovato quest'altra pinza, quindi mi sa che a questo punto, nel reso che farò di quella, inserirò questa pinza che non va bene e mi terrò questa. Infatti questa entra perfettamente, si può avvitare la vite
qua nell'alberino e si può stringere. Adesso provo a serrare una fresa da 8 mm, vediamo se mi dà la stessa impressione spugnosa che mi aveva dato poco fa il modello che devo restituire. No, in questa è molto meglio, infatti stringendo il tastino rimane fermo, posizionato per bene. Nell'altra invece quando stringevo, anche se non è necessario stringere moltissimo, bisogna serrare bene, ma senza esagerare, e in quel caso sentivo un movimento che io definisco appunto spugnoso, come ho detto più di una volta, quindi che non era netto. Qua invece in questo modello si stringe perfettamente, arriva a fine corsa e si blocca. E allora ragazzi, io ho finito con questo video, c'è solamente ora da trarre le conclusioni, capire se questo utensile può andare bene oppure no. Già vi sarete fatti sicuramente la vostra idea vedendo come si comporta, però io voglio dire la mia. Allora, ha alcuni pro e alcuni contro. I contro, allora, il tastino nel mio esemplare che non riusciva più a bloccare la rotazione dell'alberino, quindi non mi ha permesso di sfilare la fresa. Farò il reso dell'utensile con la fresa attaccata. Si è surriscaldata abbastanza, però comunque l'ho stressata senza dargli pausa in tutte le fessature che avete visto. E la pinza nel secondo esemplare, che è diversa. Fra i pro invece ha le dimensioni, l'ergonomia e la facilità di utilizzo, perché comunque con una mano si utilizza tranquillamente. E la silenziosità è abbastanza silenzioso, il vantaggio della batteria è intercambiabile con gli altri utensili, quindi ci permette di avere una buona autonomia. E la base è abbastanza grande, sono 8 cm per 15, quindi ci permette di avere una buona stabilità quando lo poggiamo. Ha un'ottima regolazione della profondità, quindi ruotando questa rotella riusciamo a dare l'escursione perfetta della nostra fresata, quindi una precisione abbastanza elevata. E cosa dire, ragazzi, se vi serve per lavorare su legni morbidi, quello che solitamente noi hobbisti utilizziamo all'interno dei nostri laboratori, quindi legno di recupero proveniente da qualche pedana o comunque abete, pino, legni che non siano estremamente duri, dobbiamo rifilare i bordi e riusciamo a farlo senza problemi. Che forma brutta che gli ho dato a questa cosa. Comunque, se si serve per questi motivi, allora riusciamo tranquillamente a sfruttarla. Verificate che il pianetto sia perfettamente dritto. Per esempio, su questa mi sono accorto che c'è questa sporgenza di fusione della plastica che va rifilata un pochettino con il cutter perché potrebbe influire sulla precisione di poco. E basta. Io dico che è un utensile che è, scusatemi, fra i difetti c'è anche la battuta parallela che è un lamierino che non serve a nulla. Quindi eventualmente utilizzate una battuta direttamente da poggiare sul pezzo o comunque le fresette che hanno i cuscinetti, quindi ci permettono di andare perfettamente dritti. Per il resto vi ho fatto notare i pro e i contro, non so se consigliarvelo o meno, questo dovete valutarlo voi, però ripeto, per lavoretti su materiali semplici come un rifilatore da 12 volt, e allora secondo me va bene per quello per cui nasce, quindi i pezzi morbidi come fresatrice non ce la vedo proprio assolutamente indicata, e non possiamo paragonarla con rifilatori fresatrici che abbiano batterie da 20 volt o comunque che lavorino a corrente elettrica. Nasce come un utensile da 12 volt, anche se in dotazione ha delle frese da 12 mm, in realtà o la utilizzate per profondità di 2-3 mm oppure lo utilizzate come rifilatore. Va bene. Detto questo, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo. Sono contento di avervi ospitato di nuovo all'interno del mio laboratorio e spero che succeda nuovamente per tutti i miei prossimi video, comunque la maggior parte. Vi invito a mettere mi piace a questo video se vi è servito a capire se questo utensile può esservi utile o meno. Vi invito anche ad iscrivervi al mio canale. Cliccare sulla campanella in modo da attivare le notifiche e ricevere un'email ogni volta che caricherò un video. Ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!